Il fiore significa proprio tutto per noi qui, per la compagnia, per il lavoro, per il guadagno, per tutto. Cioè siamo solo noi di casa che lo coltiviamo, che lo facciamo. Chissà da chi l'avrà avuto quell'intuizione il nonno, chissà da chi, perché qui siamo vicino alla Francia, sarà stata magari la Francia che l'avrà indirizzato, il terreno, la posizione del mare, tutto un insieme che hanno detto incominciamo a fare sto lavoro e come adesso Pietro, lui ha avuto l'inventiva di nuovo di fare sto lavoro qui così, noi lo aiutiamo di quello che possiamo e guardiamo di andare avanti così. Immagina, c'era tutta questa valle piena di fiori d'arancio dove c'erano migliaia e migliaia di arance amari che in questo periodo, quando erano in fiore, le navi che passavano davanti a Bordighera sentivano il profumo di fiori d'arancio, quindi una grandissima produzione che, grazie al mercato che è crollato e purtroppo il gelo che è arrivato, la pianta è sparita, però ora è ritornata, quindi familiari ci credono, l'ho convinti, e ora aspetta qualcheduno del paese da convincere, da incrementare la produzione, perché si è aperto un buon mercato e ho più richieste che prodotto. La raccolta dura un mese circa, e bisogna aspettare che il fiore si apra. E per ora mi danno una mano i miei familiari, ancora come una volta. Mi aiutano nella raccolta e quindi è, diciamo, un'azienda familiare. Mio marito diceva sempre, attraverso i petali, che ci sono dei puntini, diceva, di lì si vede l'essenza che c'è. Se ha tanti puntini, c'è tanta essenza. Se i puntini sono pochi, ce n'è poca. Estirando questo fiore qua, si ottiene un'essenza molto pregiata e con l'acqua, perché quando si distilla esce sia l'acqua che l'olio essenziale, l'acqua viene impiegata per la preparazione di dolci. Che l'acqua poi la davano un po' per tutto, no? Chi aveva mal di pancia, gli veniva dato un cucchiaino d'ega di citrù. La lunga incarnata, la nonna. La caviccia, guarda, faceva bene a tutto. Qualsiasi cosa avevi, un po' di ega di citrù. Mal di pancia? Ega di citrù. Mal di testa? Ega di citrù. Alcuni lo correggono nel caffè, un goccino che ti dà proprio un gusto gradevole. E se no, sulle bugie. Il massimo è sui dolci. Le bugie sono... Aiga di citrun, aiga di citrun. Dappertutto mettevamo... dai un po' d'aiga di citrun, avanti. È un prodotto nostalgico ed è un prodotto moderno. Per mia nonna e le sue amiche è un prodotto nostalgico che però gli ha fatto piacere riprovare quell'emozione della raccolta, perché l'ha fatta ritornare indietro di 40-50 anni fa.
ed è un prodotto nuovo che è sparito, che ritorna più buono, ritorna più delicato, più innovativo. 22. Una volta raccolti i fiori li metto dentro un recipiente, alla base di questo recipiente faccio entrare il vapore estrae tutte le proprietà dell'olio. Una volta che si è raffreddato il vapore entra in un vaso fiorentino che serve per separare due prodotti, l'acqua dall'olio. Quindi man mano che distilliamo vedremo l'acqua che esce e l'olio essenziale che rimane a galla. Finita la distillazione lo vado a separare con delle pipette apposite per l'olio. Il fatto di raccogliere i fiori non è solamente raccogliere e distillarli, è proprio un'arte, è quella di catturare il profumo del fiore e metterlo all'interno di una bottiglia. Quindi distillando i fiori è come se il distillatore va a prendere l'anima del fiore e la cattura. E una volta tolto il tappo, se si chiudono gli occhi si sentono delle tonalità di gelsomino, di miele, di fiori d'arancio. Abbiamo delle note profumate che ti fanno viaggiare con la mente. È tutto un insieme che sarebbe l'essenza del fiore racchiusa in una bottiglia. Lui ci crede, perché va da una parte, dall'altra, va. Ha il coraggio di andare.